prova, va bene. Di così non si può. Allora niente. A voce ciucci. Senza microfoni. Questa amatoriale finisce qui. Come facevano 50 anni fa. Ma per stare in voce. Silenzio. Muti. Innanzitutto grazie per essere venuti stasera nonostante la condizione climatica non favorevole. Fa molto freddo, però quando ci sono le cose belle vale sempre la pena. Così come penso è avvenuto una settimana fa, adesso questa sera ci apprestiamo a inaugurare i mercatini di Natale. Così come l'anno scorso, il mio ringraziamento particolare va a Michele Lattura, all'associazione. Michele, che rappresenta naturalmente l'associazione Kyoshido Budo e i Vigili del Fuoco in congedo, assieme ad altri commercianti, ne vedo qua Maria, ma tanti altri commercianti, Antonella, che di fatto ormai è diventata la custode di questo spazio, e soprattutto la persona che attenziona tutti quelli che sono i gesti che non dovrebbero accadere in una comunità civile. Volevo ringraziare quindi, oltre loro, tutte le persone che questa sera partecipano ai mercatini con gli stand e tutte le persone che poi sono venute a visitarlo e che verranno a visitarlo in questi 3 giorni. Volevo con l'occasione augurare buon Natale a tutti voi, a nome mio e dell'amministrazione. Ricordarvi che questo periodo è forse il più bel periodo dell'anno e, così come ho fatto negli altri anni, mi piace lanciare un messaggio. Abbiamo tanto tempo per arrabbiarci, abbiamo tanto tempo per odiare, a volte odiamo anche senza motivo. A volte odiamo per invidia, a volte odiamo per così, solo perché magari quello che si rappresenta non è condividibile con altri. A volte all'interno delle famiglie troviamo asti, magari per soldi, magari per eredità, accade ovunque. Però poi quando accadono situazioni che non sono positive, situazioni che ci rendono impotenti, come malattie, come purtroppo capita, la vita si interrompe, tutto in un tratto le famiglie si uniscono e soffrono assieme, oppure si rimpiangono i momenti vissuti in rancore e appunto il litigio. La vita è una sola. Natale è bello, bisogna essere più buoni, è una frase fatta, ma il messaggio che voglio dare a tutta la cittadinanza è uno: uniamoci, lasciamo perdere quelli che sono i rancori e gli odi in questo periodo, anche lasciamo perdere l'orgoglio, che è quello che spesso ci frega. Stasera, rientrando a casa, magari lo farò anche in prima persona io con alcune persone che magari non ho avuto più contatti negli ultimi anni, mettiamola così. Quando arriviamo a casa, facciamolo un messaggio di augurio, un messaggio volto alla pace. Mettiamolo una pietra sopra se abbiamo litigi nelle famiglie. Dimentichiamoci per un attimo quello che è avvenuto, dimentichiamoci l'orgoglio che secondo me non porta a nulla e vediamo se magari possiamo vivere questo periodo in maniera sincera, tranquilla, serena, magari con un'amicizia ritrovata, magari con un affetto ritrovato, magari con un amore ritrovato, amore inteso anche come familiarità. Io vi ringrazio e auguro a tutti voi buon Natale, un felice anno nuovo, vi prego di estendere questi auguri anche alle vostre famiglie e vi ricordo che la mia porta è sempre aperta. Grazie.
sono abituato a fare discorsi belli a persone che non sono i miei allievi, però fondamentalmente la mia vita è passata a fare discorsi. Ho la fortuna di stare a contatto con tanti ragazzi e cercare sempre di far uscire meglio il loro. Io voglio lanciare un messaggio stasera con la mia umiltà a tutti, a me il primo. Io ho scelto di stare a Sera di Falco ed è una scelta, perché se uno valuta esattamente le condizioni economiche, le condizioni per potersi sviluppare, per poter sognare, è inutile che ci nascondiamo dietro a che. Sono quelle che sono, ma io ho scelto di essere a Sera di Falco e penso che anche voi avete scelto. Non ci rimangono due strade, o unirci e cercare insieme di fare qualcosa, ognuno nelle proprie specialità, nei propri settori, oppure come i branchi, no? Iniziarsi a uccidersi uno con l'altro, ma siamo sempre destinati a finire. Io penso che la strada, a prescindere dalla situazione economica o storica, sia sempre quella di unirsi. E penso che sia la cosa più bella. Cerchiamo di stare insieme, soprattutto quelli più grandi, e noi che, e io il primo che sono un educatore, cerchiamo di educare i ragazzi che solo stando insieme si può crescere in una collettività. Questi sono i miei discorsi che faccio ogni giorno in palestra, non sono abituato a farli a persone più grandi di me, però penso che il messaggio venga preso e apprezzato con la massima umiltà. Grazie ancora. E allora tagliamo. Facciamo tagliare la Maria. La colpa tua è stata. La colpa ci manda. Michele, vieni, però mi metti a carico. Facciamo così, Buona serata. Grazie.